Ciao a tutti amici di Player Inside e benvenuti ad una nuova lista di cose curiose che è possibile trovare nei videogiochi. Oggi tocca ai messaggi nascosti e scoperti soltanto dopo un po' di tempo. Tra perversi desideri sessuali, recriminazioni contro la propria creazione videoludica e minacce, i programmatori si sono proprio sbizzarriti. In questo video è contenuto un messaggio segreto, speriamo che riusciate a decifrarlo. Cominciamo! The Legend of Zelda The Wind Waker è senza dubbio uno degli episodi migliori dell'intera serie di Link. Uscito su GameCube nel 2002, il gioco è stato poi riproposto in una splendida versione rimasterizzata per Wii U nel 2013. Nel gioco sono presenti diversi Chuchu, ovvero una varietà di nemici presenti anche nei precedenti episodi e che ricordano dei... vabbè, dei cosi gelatinosi, insomma, poi ognuno ci vede la forma che vuole. Questi sono i versi emanati dai Chuchu nel gioco. Ma se rallentiamo questi suoni con un software apposito, scopriremo che quelli che sembrano dei versetti casuali di questi ciuciù in realtà sono delle vere e proprie conversazioni che contengono delle frasi con un senso, per quanto veniali, tra due uomini giapponesi che discutono animatamente, l'uno con l'altro, riguardo le loro capigliature o l'avanzare dell'età. In World Championship Soccer 2 per Sega Mega Drive del 1994 è contenuto un messaggio nascosto a metà tra il provocatorio e il frustrato da parte di uno sviluppatore che evidentemente non riteneva il suo gioco la migliore simulazione calcistica di sempre. Considerate che negli anni 90, ma in realtà fino ai primi 2000, non esistevano soltanto FIFA e PES, che all'epoca si chiamava International Superstar Soccer, e nel 94 non era ancora uscito, ma c'erano davvero tanti giochi dedicati allo sport più bello del mondo, il curling, il calcio. Il messaggio nascosto nel codice di World Championship Soccer 2, rilevabile con un editor hex, non lascia spazio alle buone maniere. Questo gioco succhia il c***o due volte, merda da 4 soldi, non siamo riusciti a fare neanche una schermata per le password, c***ata, succhia cazzo, buco di c***o. Per quanto possa essere considerato diretto e senza dubbio volgare, il programmatore che ha scritto queste cose, seppur nascoste nel codice, è stato piuttosto sincero. Questo messaggio segreto è stato scoperto ufficialmente da un certo Lord Zedd. Si tratta di un tenero messaggio di auguri lasciato da uno degli sviluppatori a sua moglie Lauren all'interno del gioco. Per poterlo leggere bisogna disconnettere l'Xbox 360 da internet e impostare l'orologio interno della console al 25 dicembre, non importa di quale anno, far partire Halo 3, iniziare una nuova campagna single player e mantenere premute verso sotto entrambe le levette analogiche per rallentare l'animazione che seguirà. Sarà più facile leggere il messaggio scritto sull'anello animato. Happy birthday, Lauren. Buon compleanno, Lauren. Super Monkey da Buchen del 1986 è un action game per NES basato sul romanzo Il viaggio in Occidente del 1590, a cui è ispirato anche Dragon Ball. Intendiamoci però, il gioco in questione è brutto, brutto assai. Uno dei programmatori ha lasciato un messaggio segreto in questo ammasso confuso di pixel in giapponese, ma che possiamo tradurre da questa schermata grazie all'internet. Designer Kaoru Nakajima, 26 anni, nato nel 1960 a Toyokawa City, prefettura di Aichi. Voglio leccare un po' di f***a, voglio una donna perversa, mi piace la vagina e il clitoride. Carissimo Kaoru, in effetti il mondo sentiva proprio l'esigenza di queste tue impellenti necessità. Chi si ricorda di PlayStation Home? Era una sorta di social per PlayStation 3 con tanto di avatar e oggetti acquistabili con soldi veri per vestire o accessoriare il proprio alter ego virtuale. La risposta di Sony a Second Life, se vogliamo, finita male, poiché è stato chiuso qualche anno fa, dopo che il progetto non stava più ottenendo il successo sperato che, a nostro avviso, avrebbe pure meritato. In PlayStation Home, raggiungendo la casa sul molo, era possibile, approfittando di un glitch e quindi spostando un mobile di casa, accedere ad una zona altrimenti irraggiungibile, e proprio in questa location troveremo una targa con su scritto: davvero non dovresti poter leggere questo? E invece sì. E ora come la mettiamo, stupido PlayStation casa, eh? Eh? The
Nel livello Bumpy di Super Monkey Ball c'è un corridoio che precede un ampio slargo. Proprio in questo spiazzo è presente una serie di linee rette di legno e alcuni sassi che sembrerebbero disseminati qua e là senza alcun criterio. Qualcuno ha scoperto che in realtà nel distribuire sassi e linee di legno nel percorso, gli sviluppatori avevano un preciso intento: comunicare un messaggio che ai più è apparso finora nascosto. Il messaggio è però in linguaggio Braille, ovvero il linguaggio dei non vedenti che usano il tatto per decifrarlo, cosa decisamente impossibile da fare in un videogioco. Quindi, semplicemente, gli sviluppatori hanno voluto includere un messaggio in maniera alternativa, poiché in tanti, come abbiamo visto, lo hanno fatto in modo più naturale. Ecco il testo completo. Salve, sono Jamad. Questo è alfabeto Braille corretto. Avete il mio rispetto. Parliamo di Mad Professor Moriarty, una sorta di platform puzzle per Amiga del 1990. Il gioco consta di una serie di livelli in cui rimettere tutto a posto, considerando che gli oggetti da laboratorio hanno preso vita inaspettatamente, per provare che il professore non sia pazzo e possa quindi evitare il manicomio. Sempre analizzando con un editor X il codice del gioco, possiamo trovare il seguente messaggio. Hello Hacker Fucker, sono Matt Farnis, lo sviluppatore, e vado al punto. Se hackererai questo gioco, ti troverò ovunque tu sia e ti spezzerò le gambe, te lo prometto. In Duke Nukem 3D, uno dei miei FPS preferiti di sempre, basta attivare il cheat dall'apposita console NoClip ed è possibile raggiungere certe aree di gioco altrimenti inaccessibili. Nell'episodio 1, livello 4, dietro una piccola torretta mitragliatrice in una zona scavata sulla roccia, è possibile accedere a un'area in cui sarà presente una scritta che ci chiederà «Come sei arrivato qui?». Nel livello successivo, in una zona piena di lava, arrivare ad una sorta di spaccatura analoga con un jetpack, il Level Lord, ovvero il signore dei livelli, sostanzialmente uno degli sviluppatori, ci avvertirà con tono di rimprovero: non dovresti essere qui. E così via, in altri livelli è possibile scovare messaggi lasciati dagli sviluppatori che ci avvisano che quelle determinate zone di gioco, normalmente senza trucchi, non dovrebbero essere accessibili. Ninja Gaiden 3 The Ancient Ship of Doom, gioco per NES del 1991, dopo aver sconfitto il boss finale e aver atteso la fine dei titoli di coda, se avremo la pazienza di aspettare altri 18 minuti, sono tanti in effetti, apparirà il messaggio rivelatore. Continua in Ninja Gaiden 2, il che vuol dire che Ninja Gaiden 3 è collocato cronologicamente tra Ninja Gaiden 1 e il 2. Questo messaggio appare solo nella versione giapponese, mentre per farlo apparire in quella americana è necessario avere il codice per attivare il messaggio nella Game Genie per NES. Uno dei nostri FPS preferiti degli ultimi tempi, Wolfenstein The New Order. Nel rifugio in uno dei materassi su cui riposare è presente uno screenshot del classico Return to Castle Wolfenstein, che permette di attivare l'easter egg riportando il protagonista Blazkowicz nel mondo del vecchio gioco di D-Software. All'interno di questo livello onirico è presente un messaggio segreto, ovvero le iniziali del team di sviluppo, formate da una serie di Medipack, MG, ovvero Machine Games. All'inizio di Metroid Prime 3 Corruption, aprendo il pannello della Gunship e inserendo una precisa sequenza, è possibile ascoltare due messaggi di benvenuto addirittura del maestro Shigeru Miyamoto e del compianto Satoru Iwata. Se guardate il bambino, ストレば太るほど何か何も感じてないんじゃないかって誤解されてるみたいで非常に不本意です。あ、聞こえます。宮本です。メトロイド遊んでる人たち聞こえますか？楽しいでしょう。もうね、僕もメトロイド関わり始めて何年もなりますけども、今度のは今までの中で最高でしょう。 最後まで遊んでみてね。じゃあね。
Anche per GTA V parliamo di un messaggio segreto al limite tra l'easter egg, peraltro un po' inquietante, e l'autocitazione. E anche in questo caso si tratta di un messaggio non normale ma in codice morse, tramite sequenza di rumori. Nelle profondità dell'oceano è nascosto una sorta di covo sottomarino con l'oblò quadrato illuminato. Questo rifugio è già di per sé un easter egg poiché è un riferimento chiaro alla serie TV Lost. Dopo qualche minuto di permanenza nei pressi del rifugio è possibile sentire una sequenza di rumori che sembrano essere riconducibili a qualcuno che bussa sulle pareti del covo. Decodificando il messaggio ne esce fuori: "Hey, non mi chiami mai, come sarebbe bello andare al bowling?" E dovrebbe essere un riferimento a Roman Bellic di GTA 4, il cugino del protagonista Nico Bellic, che chiamava ogni 2 secondi a Nico per chiedergli di uscire insieme. Che rottura di palle che era! Cousin, I have not hung out with you in a long time. How about we go bowling? Remember how we used to hustle those American soldiers back home when the war started? How about you go fuck yourself? Okay, man. I will see you soon then. Okay. No. Grazie per essere stati con noi e se questo video vi è piaciuto lasciateci un polliciazzo in su, se no, no. Fateci sapere inoltre se avete decifrato il messaggio segreto nel video. Guardate anche almeno uno dei video che trovate linkati qui di seguito. Alla prossima! Beh, direi che possiamo andare, Midna. Questo video è venuto piuttosto bene. Non diremmo che è una c***ata, un succhiacazzo e un buco di c***o. Basta, Raiden! Ok. Boom! I should have never read your fucking emails and stayed away! Yay! What? I can't stand this shit! Oh. I gotta be bowling! 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 No! Bowling! Bowling! Fuck! 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 Got him! Bowling!